Presidente Sebastiani, 74 edizioni del Matteotti. Qualcuno penserebbe che è uno scherzo, invece è tutto vero. Di questi tempi, dopo una pandemia, questa manifestazione continua ad andare avanti. Lei ha detto grazie alle istituzioni e agli sponsor che continuano a credere al Matteotti. Assolutamente sì, grazie ancora alle istituzioni, agli sponsor, ai partner e a tutta la macchina organizzativa del Matteotti, perché negli ultimi 2 anni il Matteotti si è visto veramente brutto, quindi invece con la caparbietà di tutti quanti noi, con l'aiuto delle istituzioni, degli sponsor e quello che ci mettiamo di nostro, sicuramente il Matteotti va avanti e speriamo che nei prossimi anni di dire la parola addio a questa pandemia e di ricominciare a vivere in maniera importante, cercando di far crescere ancora di più il Matteotti. Una manifestazione che quest'anno arriva in un periodo storico importante per il ciclismo, a ridosso di importanti appuntamenti. Ah sì, l'avevamo già dalla prima annata in cui siamo entrati noi, l'avevamo portata, spostata come data per renderla un pochettino più appetibile anche per i corridori, considerando che si parla di una settimana prima del mondiale, quindi mi auguro che vengano il più possibile corridori importanti in maniera tale da rendere la corsa dura e più bella per chi sta sulle strade a guardarla. Renato Ricci ha detto durante la conferenza stampa: 3 anni fa ho deciso di lasciare il Matteotti a Daniele Sebastiani, che ama questa città e questo sport. Ma io, a me mi viene da sorridere, perché quando sento dire ama questa città, io devo dire che io sono un pescarese doc, un sacco di gente non lo è, quindi mi augurerei che per il futuro tanti pescaresi che hanno avuto tanto da questa città possano ridare qualcosa e contribuire anche loro per queste manifestazioni. Non parlo solo del Matteotti o del mio Pescara, ma parlo di tutto quello che si potrebbe fare qui a Pescara, in Abruzzo, e che purtroppo non viene fatto perché ognuno si gira dall'altra parte.